E qua già siamo in vista della, della fortezza. In effetti questa abbazia sembra più una fortezza che una chiesa. Vede come si presenta turrita, sembra un torrione più che un luogo di culto. Bene, dopo questa serie di immagini bellissime, questa, cari telespettatori, è la strada che dovrebbe portare, anzi no, dovrebbe porta all'abbazia di San Pietro e Paolo ad Agrò. Io mi avvicino al dottor Enrico Bono, guardate, tante pozzanghe, tanti piccoli laghetti di canzoni, nessun segnale. Cari miei, queste però l'abbazia si vede. A questo punto loro intuiscono che tanto è evidente l'abbazia, quindi non c'è bisogno di segnali. In effetti, come dicevamo prima, l'abbazia sembra più un dongione, una struttura fortificata che non una chiesa, salvo che per le due cupolette che vediamo in alto. Sì, le stiamo vedendo adesso. Le due cupolette, come può notare, sono anomali, perché la cupola maggiore è nella parte, cioè al centro della navata, non nella parte absidale come solitamente avviene. Eppure l'abside, che è la parte che vediamo sulla destra, non è tondeggiante come solitamente, non c'è il catino absidale come solitamente avviene, ma si presenta quadrata, come se non ci fosse un'abside o addirittura tre absidi, perché tante sono, ma le due laterali sono incluse, e in questo caso anche quella centrale, cioè corrispondente all'altare principale, è mimetizzata da questo parallelepipedo, che dà ulteriore vigore appunto alla struttura. Siamo finalmente giunti, sì, alla meta della nostra escursione. Vede, siamo nella parte absidale, sì, sì, che, come dicevamo prima, ha un aspetto fortificato. Sì, infatti l'abbiamo vista prima, poc'anzi, è in salita. Abbiamo fatto questa immagine strana come forma. Sì, sì, vede, anche la merlatura contribuisce a dare un aspetto fortificato alla struttura, che in effetti era ben protetta, perché questa finestra probabilmente è stata aperta in epoca successiva, ma si presentava in origine chiusa la struttura, con questi due accenni di absidi emisferiche ai lati, e l'abside centrale invece perfettamente squadrata, cosa che dicevamo è piuttosto insolita. E poi qua possiamo leggere nella tessitura del parato murario le caratteristiche tipiche di questa costruzione, che riflette il gusto di un'epoca, perché come vede troviamo utilizzati nella realizzazione dell'opera elementi diversi, cioè la pietra pomice nera, l'arenaria, perché spesso viene detto calcare, mentre ecco, quindi, la pietra pomice nera è quella nera, questa, non si sbaglia, ecco. Poi più giù quella grigia è questa? Sì, è, no, quello è in tono, ecco, questa qua è
arenaria, quella più a destra, quella sì. più a destra, ecco. Questo. E poi c'è il cotto, cioè i mattoni listati in varia maniera, e quindi questa tricromia che, a cui si aggiunge pure il colore della calce, dell'intonaco, della malta, e quindi una sorta di quadricromia che caratterizza questa costruzione. Strano, guardate cari telespettatori, ma è tutto così, dottor Enrico Bodo, tutto ancora intonagato. No, non è intonagato, non è intonagato. È così, sembra incompiuto, mentre in realtà è stata una decisione recente quella di liberare la struttura da tutti gli intonaci. Senza quadri. Sì, non c'è nessuna decorazione, anche perché questo edificio era stato abbandonato per volontà dell'archimandrita, perché pare che i monaci non si comportassero tanto bene già nel 1400 e poi nel 1700 un'ultima volta. L'archimandrita decretò il trasferimento del monastero da questo sito a via Primo Settembre, più in giù un poco sotto il Banco di Sicilia. Infatti ancora lì esiste una lapide che ricorda il trasferimento avvenuto sotto Ferdinando IV di Borbone per la insalubrità dei luoghi, si dice in questa lapide. In realtà il monastero venne abbandonato nella seconda metà del Settecento e successivamente fu ceduto a privati a seguito dello scorporo dei beni ecclesiastici dopo le leggi eversive del 1866, tant'è che vediamo che nella parte destra dell'edificio è stata realizzata nell'Ottocento una sepoltura monumentale da parte di questi componenti della famiglia Crisafulli che avevano acquistato il fondo e quindi anche la chiesa, per cui ritennero opportuno farsi costruire la loro sepoltura in questo magnifico luogo. Ma a prescindere da queste manipolazioni d'epoca recente, vorrei farle notare come, specie in questa parte, questa è la cupola dell'altare che sovrasta l'altare maggiore. L'altare maggiore, vede, in questo paliotto settecentesco presenta le figure di San Pietro e San Paolo e lo stemma, la colonna fulgens, la colonna fiammeggiante dei basiliani, perché ripeto, questi monaci appartenevano alla disciplina dettata da San Basilio. Un altro elemento interessante sono questi mattonacci di modulo classico, vede come sono grossi rispetto a questi che sono sottili, vede questo mattone, questo, sono mattoni probabilmente di riutilizzo provenienti dallo spoglio di un edificio più antico di età bizantino-romana. Pure le colonne, come può vedere,
non sono interi i fusti delle colonne, questo è in granito, vede, è composto da due elementi, questa colonna addirittura è metà in granito e metà in calcare, e addirittura poi questa metà è messa sotto sopra, perché questo è il colletto che sosteneva il capitello e che invece è messa ribaltata. È una piccola distrazione. Mentre i capitelli sono in arenaria. Certo, questa chiesa, questa abbazia. E poi vede, pure per finire, sì, vede questa cupola, che è la più grande, è al centro della chiesa, non nel transetto, cioè nella parte prossima all'altare dove veniva esercitato il rito. Questo perché nel rito greco era data particolare attenzione anche al luogo in cui si trovavano i fedeli. Mm-hmm. La chiesa è infatti rivolta ad oriente, l'altare, si entra dalla parte occidentale e l'altare è rivolto a oriente, dove aveva origine la religione cristiana, quindi secondo il rito orientale tutti gli edifici dovevano rivolgersi al punto di partenza da cui proveniva la loro regola.